I panini sono una delle cose che sostiene la nostra civiltà. I panini tengono avanti il mondo. La società non potrebbe reggersi in piedi senza la presenza dei panini. E voi direte, ma dipende quali? Tutti. Ci sono dei panini di cui io farei a meno, ma non potrei fare a meno di tutti i panini, ecco, mettiamola così. Ce ne sono altri che tipo il panino al salame, no, non c'è, quello categoricamente no. Benvenuti in live, ragazzi, io sono Poldo, sono le 20:36, Boom Baby, che bello, sono contento, Boom Baby, ce l'ho in testa quella cazzo di canzone. E sono contento che siete qui in live, benvenuti, sono le 20:36, vi do il benvenuto a tutti quanti. Io sono FaviJ, tornati in live. Scusate se sono scomparso ieri, ma ho suonato davanti a un botto di persone. Abbiamo suonato al Luppolo il Rock in apertura a Cripple Bastards, Possessed, Carcass e Soulfly. È stata un'esperienza magnifica. E ho ancora la voce, stranamente, nonostante ieri abbia preso un'insolazione, stavo quasi per morire. Però è andata davvero bene, grazie a tutte le persone che sono venute. Sono ancora distrutto da ieri, sono contentissimo. Ciao, cioè nel senso buono, chiaramente. E oggi siamo tornati qui in live, oggi abbiamo un funny moments coi ragazzi. Ciao, la gloria del cielo, grazie al sesto mese. No, oggi non ho fatto la pupù. Ciao a Fede, grazie del Prime. Ciao a Magic411 per il secondo mese. Manda un bacino a Sedia, gli devo dire TBB un sacco di volte. Ciao Lazy Cuoca, grazie del quarto mese. Ciao Luca, grazie del diciottesimo. Ciao Gabbiano, grazie del secondo. Ciao a Skinilm, grazie del terzo. Ad AlexMesh01 per il Prime. A Montegonfio per il secondo mese. Ciao ragazzi, domani è il concerto dei Maneskin. Volete sapere una cosa fighissima da fare ai concerti? Prendetevi un tubetto di... un tubetto, cioè un rotolo di carta igienica, e mettetevelo nella cintura. Ok, ma infilateci proprio la cintura dentro e poi vi mettete la cintura. Così avete un cazzo di rotolo di carta igienica messo a mo' di borsello ed è fottutamente comodo. Maledettamente comodo. Cioè io l'ho genito davvero. Scusatemi che Berro Fronzo è... Berro Fronzo è impazzito. Farlo vedere in live. Entra nel canale live. Niente, sta arrivando Berro Fronzo, ovviamente. Se oggi abbiamo un bel fannino. Ciao Roberta, grazie al quinto mese. Sto dando le super chat, bentornata. Ciao Timo, grazie al tredicesimo. Ciao a Bradbo, grazie del terzo. Bam 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 bam. Pam pam pam. Ma sono già in live. È pronto? Bro. Ah, madonna. Ciao. Allora, guarda, una cosa. Grazie. Allora, una cosa divertente di te, Poldo, è che la vita, sì, è sempre imprevedibile. Quindi una volta che tu praticamente entri in un posto, non sai mai quello che ti capita, no? Tipo chiaramente la scatola chat, di... voi non lo sapete, però io gli ho mandato a Berro il nuovo server Discord mio privato che sto usando con dei miei amici, che si chiama Krav Maga e Yoga Club. E quindi Berro era molto confuso sul fatto che lo stessi trollando oppure era una cosa vera. Sì, però diciamo così, il lato negativo è che io non so mai se effettivamente mi stai dicendo una stronzata o meno, perché tutto quanto quello che mi proponi, per quanto strano possa essere, è comunque plausibile, capito? Allora, quindi nel senso che tu mi non dica, devi far entra... vedere questo server in live, cioè non si deve vedere fisicamente. Fisicamente. Perché c'è un canale perché? Chiamato Leak Privati, dove ci sono gli indirizzi di casa di tutte le persone che conosco, ok? E perché? Perché mi divertiva farlo. Però questa cosa non mi ha fatto. Poldo, ma Cristo il Signore, ma tu veramente non... ti hanno messo qualcosa? Sono veramente onesto. Piccola. Sono veramente... C'è anche il mio indirizzo di casa, chiaramente. C'è anche il tuo, c'è anche amici, il mio indirizzo, sì, di casa? No, il tuo no, perché non lo so. Di tutti quelli che so, chiaramente. C'è anche l'indirizzo di casa del gatto della mia ragazza, che quindi è l'indirizzo di casa della mia ragazza. Cazzo, ma è vero? Ma perché? Vedi? Oh, non farlo vedere in live, Fra, ma mi no, raccomando. Ma no, me l'hai già detto 7 volte, ti pare che faccio vedere degli indirizzi in live? Dai, cioè, sono deficiente, però fino a sto punto. Però è vero, vedi, io non dico stronzate. Sì, 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 no, ma infatti, ripeto, non è la questione della stranezza alla quale mi adeguo, è che è tutto plausibile, e quindi non so mai quando mi trolli.
Perché anche quando mi trolli ci sto, ecco. Cioè, se tu domani mi dicessi, guarda, Berro, c'ho un budget per andare a Los Angeles, per andare a fare cose, io dico, vabbè, ci sono dei, che cazzo gli devo dire? Come e stai, però, tutto a posto? Sì, sto giocando a Remnant, non so se è presente. No. È un Dark Souls, però dove spari alle cose. Ah, no, no, cioè non le armi da fuoco. Le pistole. Sì, e adesso ciao, stavo Timo. Guardando le varie classi. Pronta? Perché ho appena, ciao, tipo, Timo, dopo un'ora finito ciao, il Rose, tutorial, grazie al TR1. E c'è una classe che è il domatore, cioè il domatore. Buonasera. Che sedia! C'hai... Sul serio? Scusa, sì. Bro. Che hai, un cane. Buonasera, mates. Ciao, benvenuti nel gaming. Ciao. Oggi gaming. Ma oggi il gamers. Eco? Io sento eco. Eco! Ecco! Ecco! Sono io? Non sono io. Sì, sono io. Aspetta che alzo le cose. Wow! Stazioni, quante sub per far vedere gli indirizzi? Da Salo? No. Guarda, ci potrei guadagnare veramente tanti soldi, ma facciamo anche di noi, tu, Sedia, mi raccomando, stai attento a non far vedere il server disco prima che si veda il canale di leak dei privati. Il canale di leak? No, non vi preoccupate. Stai molto attento, anche perché tipo, vabbè, il canale L'ultimo Giorno di Catania si può far vedere, però ci sono anche altre cose che no, non forse è meglio di no, soprattutto il canale... Perché il no. canale di ingresso è la mia via di casa. Veramente? No! Non la sapevo sta cosa. Vabbè, cercherò di non far vedere. Sì, vabbè, tranquillo. Cioè, ci provo, cioè, nel senso, non ciao, è che ti garantisco. Ciao, grazie al 22esimo mese. Cioè, a volte mi scappa Roast beef. Allora, ragazzi, io vi volevo presentare. Qui abbiamo per il momento solo Vegas e FaDJ. Ok. Penso che gli altri mates entreranno. Ah, ma io sono un mates. E io chi ciao, sono? Ross, io grazie mille. Scusami, Sedia, intanto ti devo dire che ti voglio bene. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ti voglio bene 14 volte. Perché lo devi dire? Perché volevo convincere la gente a fare la sub, quindi ho messo che ad ogni sub ricorderò a Sedia che gli voglio bene. No, ma dai! Sì, ma sei un patatino! 13 volte voglio bene a Berro Fronzo. Grazie. Perché sono c'è gli anni che abbiamo di differenza. Oh, veramente? Sì, eh? Sì. Sì. Io credo, sì, io sono veramente un vecchio di merda. No, vabbè, però dai. In realtà non è vero, perché... Cioè, io, nel senso, anagraficamente sono un vecchio di merda, però in realtà no. Ah, comunque, tra l'altro, mi hai fatto superare i 4K su Instagram, Poldo, perché mi tagghi sulle cose e la gente dice «Ah, cazzo, bello flonzo!» e quindi bello, mi segue. Bello flonzo! È bello flonzo. Ciao persone che mi state mettendo il follow. Scusate, ma sto guardando le cose. Allora, okay, io intanto vi mando adesso. La stream squad, ragazzi. Importantissimo. Allora, io potrei questa sera essere di un determinato orientamento sessuale in chat. Quindi, nel caso, no, ragazzi, no, se bro, dovessi smettilo, dire qualcosa, smettilo. Se dovessi dire qualcosa di strano questa sera, voi prendetelo per fattuale. Per fattuale. Io, ragazzi, vi devo dire che oggi sarà la mia ultima live su Twitch perché poi smetterò di fare video. Per quanti minuti, tipo? Fino a domani, tipo lunedì prossimo. Ciao, il cugino di Murri, grazie del Prime. Cambia nickname. Oh, è proprio lui? La mia squadra è formata da Fiori. Basta! Ciao, Bacco. Scusa, grazie. FaVJ, mi saluti. Ragazzi, FaVJ è occupato la stream a... squad. Stai calmo. Arrivo, un secondo. Ragazzi. Madonna, che stress che mi metti, Poldo, Gesù Cristo. Una volta era una persona tranquilla. Mi mandi la mates richiesta di stream? Io l'ho mandata. No, il gamer, il gamer. Devi fare. Ma fattuale nel senso che è fatto, sì, ragazzi. La mia squadra non è formata da Furry, ragazzi. Quella è la squadra di coso, di... Ciao, Lesi. Ma quindi hai 9 anni, ne ho tipo quasi 40. Non sono un imbecille, smettetela. Ma Poldo non doveva far uscire video? Dimmi altre cose che non sei. Non so. dici, ti ascoltiamo. Ma ti quindi ascoltiamo oggi ristrutturiamo case e altri edifici? Oggi ristrutturiamo sì, case, edifici. Allora, io credo e che culi. Questa sia una cosa che non vorrei mai fare con Leo. Cioè, io penso cosa? Che qualunque cosa. Cioè, ristrutturare Leo, un edificio? Allora, Leo, perché? Tu sei una persona molto coraggiosa, ok? Però credo che la tua filosofia personale sia ogni cosa può essere un dildo se sei coraggioso abbastanza. Ed è per questo che io non vorrei mai maneggiare qualcosa assieme a te, perché non so dove potrebbe finire. Sto pensando quali parti potrei trasformare in dildo. Ciao, Danum. Ragazzi, se c'è un mod in chat, mi può fare un sondaggio per vedere qual è il preferito dei mates della chat? Mod non farlo. Leo, Berro, Poldo o FaVJ?
Non gli comunque, credere, mod. Io ho invitato, sia Leo che Bello Flonzo. Che a me mi ha invitato e sono già entrato. Aspetta un attimo. Il gioco. No, ma dovete tenere il gioco chiuso per entrare. Come devo tenere il gioco chiuso per entrare? Sì, perché... Perché sì. Arrivo, mi è crashato... Eccoci qua, ragazzi. Stiamo giocando a... Non si vede. Genshin Impact. Non si vede. Ascolta un attimo. Sì. Ma sai che Berro è a livello 1000 su Genshin Impact? Genshin Impact? Allora, non è vero. Però ci ho giocato sul serio. Ciao, benissimo. Anch'io ero al 37. Non capisco cosa... Gli avvisi del live train, gli hype chat... Vi è arrivata la... Steam. Sì, ma non riesco ad aprirlo. Si sente? Devo chiudere Steam. Ecco i tuoi 3 milioni utenti chat. Lezzi Cuoca, Giulialoro e Mario Corruttore. Pensa a te. Io non sono un pipistrello. Allora, il problema è che siccome non ci saranno i nickname sopra di noi, noi dovremmo capire chi siamo in base alla skin. Quindi io... Prova a invitarmi? Invitami, Poldo. Io voglio essere ermano della Santa. Un attimo, Ragazzi, sì, un attimo che Only Up si sta aprendo. Datemi un attimo. È il Polo Ermagno. Che cazzo è Only Up? Ermagno. Sedia, sei uno scammer. Perché Polo Ermagno? Oh, grazie che avete fatto... Ok, forse ce l'ho fatta? Ma no, io intendevo i veri mates, non noi. Ho tipo 6 giorni per fare 100 sub, una cosa del genere, altrimenti questo... Oh, Berro, ci sei in game? No, sto arrivando, sto gestendo le cose perché prima ho voluto fare le cose, allora... Accetto. Ok. Che vuole fare le cose. Perché no, non si vede l'invito per fare sesso? Io voglio Sono un giocatore 3. No, veramente bisogna avere quel cazzo di... Non si può fare quella col mouse? Io voglio essere la femmina. Sì, o col mouse o col controller. Datemi un secondo tu. Chat che non riesco a stream. Perché non Ciao ragazzi, Wario, grazie del Prime. TVB io scelgo la femmina e sarò la vostra waifu. Potete chiamarmi in questa live, per favore. No. Stavo per dirti una cosa orribile in napoletano. È il mio nuovo bro. Leonardo, d'ora in poi lo reputo il mio dead name. O mi chiami Uvu o non ti parlerò Senti, mai più. Uvu, ti stavo per dire una cosa in napoletano che mi avrebbe fatto bannare per body shaming, quindi da ora in poi ti chiamerò Leonardo e ignorerò il fatto che sia una donna. Ma perché non funziona? Perché allora, sì, neanche io sono dentro le cose. Ferro è salvo per adesso, ma dovete sapere, Barra Fronzo. Chat mia, di Poldo e di Stedia, che noi tre stiamo navigando testando su i limiti sottile a filo sulla lama di un coltello perché è tutto il pomeriggio che stanno succedendo cose. Dobbiamo stare attenti. Uno di noi tre oggi salta. Uno di noi tre non viene bannato. Ma ragazzi, allora, ma perché non mi com'è si vede che io non posso entrare gioco? All'interno del gioco, ragazzi? Che succede, bro? Spiega. Non riesco ad entrare all'interno Datemi un secondo delle chat. Cose. Comunque sta vincendo, sta è come vincendo se avessi disattivato la famiglia. Ascoltami, amico mio, mi stai togliendo da remote play la possibilità di utilizzare il mouse e la tastiera. Ah, ok, allora devo fare così. L'input è temporaneamente disabilitato, mentre Poldo fa le cose da Poldo. Bomba, tu devi giocare a mouse e tastiera, giusto? È così che io sto pensando di utilizzare la mia vita. Bomba, allora adesso dovrebbe farti entrare. Gaming a... Quindi ora a proposito, dovevamo avvisare che Cristo purtroppo è morto. Quindi Leo ha preso il suo posto. Mi spiace. Eccolo. Vabbè. Seleziona il personaggio. Ragazzi, allora... un attimo solo che non funziona. Come non funziona? Okay. Devo cambiare la categoria, è vero, non ho più modo. Ciao, Siria Scavina, grazie del secondo mese. Sei di ATVB. Berro ha la voce di Stormy, che vuol dire? Di chi? Ah, Stormy? Sedia sta facendo appropriazione culturale. Sedia, smettila. Io sono ispanico. Io lo sono sul serio. Io sono il 2. Ci dobbiamo mettere in tutti i skin diversi, se no non ci riconosciamo tra di noi. No, io voglio questo. Il messicano. Ma io voglio palesemente questo. Voglio il messicano. Io sono la femmina. Aspetta. Ah, però aspetta. Berro è l'unico che sa parlare in spagnolo tra di noi. Vai Einstein. No, vai Frankenstein. Buonasera, ombrellino. Ciao, Berro. Con chi parlavi? Perché il tuo personaggio si è girato verso Berro. Boldo. Sedia, diventa Frankenstein. Tools up streaming. C'è anche la signora. No, allora io voglio. No, io sono la signora. Prenditi il bambino, lui, esatto. Questo qua. Ma sono nero. Okay. Va bene. Hai palesemente un bambino che bullizza gli altri perché i genitori Hola, si stanno separando. Ci siamo? Adesso tengo che hablarti così tutto quanto il tempo.
È stato un errore. Allora, abbiamo cominciato. Abbiamo cominciato. Aspetta, posso farlo? Io sono pronto. Io sono pronto. Aspetta, posso farlo anch'io il gioco di Berro? Cioè? Sì, perché come di usare l'accento. No, 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 assolutamente no. No, 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 no. Perché? Non lo sto facendo. Signor Leo, perché tutta la gente mi dice... Signori, signori, buonasera. Venite. Ma tu sei Tearless Raptor? Ciao, sono Tearless Raptor. Grazie. Come hai fatto la mossa del ciao, sono Tearless Raptor? Allora, innanzitutto, mettetevi tutti in fila, tutti in fila, tutti in fila. Foto di gruppo. Foto di gruppo. Miniatura, okay, miniatura. Ok, mi sono tirato sulla gonna fino alle tette. Miniatura, miniatura. Andiamo, a posto. Che cosa tengo? Che tengo che primo livello, signori, primo livello. Aspetti, allora, fermi, sposta. Sì, comandi, comandi. Quindi queste cose non sono niente. Ah, ruota la visuale. Lancia con lo shift. Grazie. Perfetto. Tiene premuto per prendere. Lancia con la B. Con la... No, Berro, io aspetta un attimo. Meno. Non ho fatto niente, ah, letteralmente. Ah, no, va automatico. Ah, va a cosa? Okay. Scusa, Berro. Berro, dai, sì, Berro. È automatico. Buonasera, Setti. Ciao, bello. Buonasera. Abbiamo 3 minuti, eh? Come 3 minuti? Sì? Allora, cosa entriamo. Prego. Questo cos'è? Ah, con questa si gira la visuale. Ah, non lo voglio. Non la voglio, non lo voglio, non lo voglio. Allora, cosa dobbiamo fare? Tieni premuto, aspetta. Questa è casa mia. Ah, questo è il progetto. Premi E per nascondere, okay, gli incarichi. Cosa dobbiamo fare? Ah, dobbiamo pitturare... Ho preso un pavimento! Vedi, dobbiamo mettere la moquette, fra. La moquette. Control, okay. Invito. Come si fa? Ho lanciato la moquette in bagno. No, nel bagno, no! Ragazzi, io mi faccio una sigaretta. Chi vuole venire? No, però non è la panna. Okay. Allora, io mi sa tanto che dovrò... Con la X prendete la moquette. Io scappo con il progetto. Arrivederci, signor. E dobbiamo pitturare così. No, sto scappando con i soldi, Berro. Come dobbiamo pitturare, okay, scusa? Sì. Dobbiamo mettere la moquette, bro. Por favor, signor, che tengo che adesso. Per favore, questa cosa. Ok. Dove tengo che ponerla, signor? Ah, come si chiama la nostra agenzia di ristrutturazione? Signor, questa come si chiama? Dove me la pongo? Delle entrate. Per favore, puoi ponermela nel culo. Fa pulizia. Che vuol dire fa pulizia? Etnica? No, no, tengo premuto X. Tengo no, perché che gira la funziona. Leo, signor, por favor, mi dice che tengo che hacer con questa cosa. Berro, porco tu, zitto! Dammi... Mi dai il piano. Beh, allora... Senti, allora, dammi il piano. Me pongo a 90. Che per te lo no, prendo. Il piano. Datelo a me il piano che ho fatto al conservatorio. Sì, ma non so come no, si sedia. La mia mano. No, sedia. La mia mano. Apri il piano. Incredibile. Il piano. Devo premere invio. Ce l'hai in mano. Ci no, ma quello non sono sì, io, papà. Quindi non sei come cazzo. Tieni premuto X. Non funziona. No, ma droppalo. Funziona. Droppalo, bro. Non so come si hace, signor. No, non troppo. Se sapessi, non pensa che l'avrei già Steppi fatto. Mi ecco parla fatto. Tanto. Aspetti. Vero, vero. Ciao, ecco da Drake. Ho fatto. Cos'era? Posso... Buonasera anche a te, Moro. Ah, ho preso una porta. Allora, ho preso una porta. Ho posto la porta. Aspetta che faccio i controlli. Tieni premuto per prendere o applicare, per prendere o posare. Allora, ragazzi, stiamo parlando una calma persona. Allora, calmiamoci porta. E parliamo più lenti e chi calmi. Ha aperto la porta? Vale, aperto la allora porta. Tengo che hablar despacito. Fatemi rimettere la porta, che poi ecco. Quasi arrabbiano. Non so come poggiarlo. Ascolta come un attimo, Poldo. Io Tearless Raptor, come si rimette la porta? Ciao, sono Tearless Raptor. Io credo che dovrò per forza prendere il controller, perché non funzionano i comandi... Oh, hai riattaccato la porta? Ho preso la porta! Posa la porta! Comunque cosa io sto... Allora, e quindi che cosa altro dobbiamo fare, scusatemi? Allora, il piano ce l'ha Berro, che dovrebbe aprirlo e capire cosa dobbiamo fare, ma si sta parlando in spagnolo da mezz'ora senza fare nulla! Vai a fare in culo, porca troia, evidentemente. Allora, ecco. Fa pulizia. Ecco. Rimuovi dove la spacciatura, estrai gli attrezzi ancora 4. Ah, ma dobbiamo uscire tutti! Esci, Berro! Eccomi. Ha funzionato? Sono un genio! Ma io non ho capito cosa abbiamo uscire. Il gaming? Io non dovevamo ho capito cosa scusate, successo. Sono l'architetto. Okay. Posso dire un po' easy, per favore? Cioè, nel senso... Buonasera, allora, Andrex! Allora, fermi. Adesso prendo il mio cazzo di controller e vedo se funziona okay, meglio. Ti aspettiamo. Qua, perché... Non mi spingere. Ciao, sono Tearless Raptor. Non mi spingere. Non mi spingere. Io, considerate le mie dimensioni, sono Vegas. Guarda ombellico ad ombellico. Costa vivere come brutti. Sedia e l'ombellico sporco. No, vabbè. Ma stiamo facendo sinistra. Sinistra. Allora, destra. Un attimo. Adesso. Sinistra. Okay. Ecco, insieme. Perché non funziona? Sono tornato indietro.
Siamo dei deficienti. Abita modalità mouse. Sinistra dell'ascensore. Oh, oh, sinistra. Fuori, 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 fuori. Allora, io provo a fare Alt F4 e a ritornare dentro, va bene? Sì, tranquillo. Sì, okay. Sì, non ti preoccupare, destra. Qua possiamo... Possiamo ecco fatto. Andare avanti all'infinito. Ok, reinvitami. Destra. Sinistra, aspettate, di nuovo, sinistra. Aspettate, aspettate, devo invitare Berro. Grazie. Certo che riesco a leggerlo, ciao Giorgio Fan, sono bellissimo. Gioca. È che allora. Non mi dà... Ah no, perché sedi a due controller. Ma come? Non ho due controller. Hai rubato il controller a... Hai effettivamente Berro. Rubato il controller a... Devi togliermi un controller. Ho un solo controller, ragazzi. Un classico momento dell'acqua. Gamers. Verissimo. Verissimo. Aspetta. Clicco. Uno, due, tre, sì. Sedia a due controller. Disabilita controller. Il controller 2 e il controller 3. Ora puoi usarlo il controller, bro? Dovrei cliccarci sopra a fare qualche cosa, ma non so Cliconi. Come si fa. Pronto, clic, clic, clic. Non te lo fa usare? Tutti i tasti che avevo, no. Oh, perché a me non funziona più invece? Ti ho disabilitato un alvolo. È perché mi dice che tu hai due controller attivi. Ma io, no, scusami, se mi disabiliti a me, io non posso usare più il controller. Però stavo tentando di disabilitarti uno. Ne due. Ma non... Cristo santo. L'input è temporaneamente... Non ne ho due, capito? Non ne ho due. Stai calmo, stai calmo. È uno per gamba. Mi ha vibrato, mi ha vibrato, mi ha vibrato. Chi è che ti ha vibrato? Chi stai giocando a scacchi? Buona cena, ombrellino. Ti giuro, vengo a casa tua, ti strappo tutte quante le connessioni USB che ci sono, a parte quella del controller. Allora, aspettate un attimo, dammi la possibilità di giocare con i miei amici. Allora, stavo tentando di spiegare. Ora io butto fuori... Ma porco Dio, sto parlando! Ora butto fuori sedia. Fammi parlare! Ora butto fuori sedia, così tu ti colleghi col controller e poi sedia si ricollega, ok? Benissimo, mi sembra una cosa ottima. Ma perché devo soffrire? Ora, Berro a te fa usare il controller? L'input temporaneamente utilizzato. Giocatore 2, click. L'input è temporaneamente disabilitato. Me l'hai dato certo, mi piace il gelato. Ok. L'input è temporaneamente disabilitato. No, ce l'hai, hai il controller 2 al momento. Sì, è vero, però sto controllando il personaggio di sedia. Io provo dei mochi al cioccolato. Ti devo dare io il 4. Sono triste, sono triste. Vuoi un mochi al cioccolato? No, il 4, devo darti il 3. Vuoi un mochi al cioccolato, sedia? Invita sedia. Magari. Ti ho invitato, sedia. Vediamo. Ok, ragazzi, volevo dirvi che mi ha invitato, quindi quello che ha detto è vero. Okay. Ti voglio bene, bro. Meno male. Ora siamo tutti quanti più tranquilli. Okay. Non trovo più le forbici. Ora io devo dare. Devo fare così. No. Tools up. No. Oh, wow. Perfetto. Scusami. Tecnicamente ora è giusto. Ah, sì? Chi stai controllando? Io e sedia possiamo muoverci. Tu, sedia, ti puoi muovere? Dammi un attimo. Ma non scusa, me ne hai detto. Stanno succedendo cose. Io sto provando a premere, ma non... È difficile. Ok, ok, aspetta. Ok. No, stiamo aspettando te. Fammi vedere. Ti puoi muovere? Ragazzi, c'è un problema. Io non riesco ad aprire i mochi. Allora, l'input ti... Dunque, allora, io mi posso muovere per... Aspettate un attimo, fermi, fermi, fermi. Io posso premere lo start? Sto fermo! Ah. Oddio, santo. Partecipate. Mi ha chiuso tutto. Partecipate e riprendetevi i personaggi. Però col controller, Berro, fallo. Fatto. Bomba. Adesso devo prendere il messicano di prima. Sì, riprendetevi personaggi e dovrebbe andare bene. Ok, fermi. Ok, ragazzi, piccoli problemi tecnici da gamer che fanno streaming tutti i giorni, niente di che. Anima è morto? No, ragazzi, è in Venezuela. A posto? Direi Venezuela. Alla buona. C'è un problema di etnia, eravamo tutti a livello etnico così prima? Sì. Sì. Va bene. A posto. Vabbè, se lo dite voi, ragazzi. A posto, amici, allora, si fa il livello 2. Destra, 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 sinistra, 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 sinistra. Chi è che sta fermo? Okay. Destra, scusa, scusa, destra. Scusa. Oh no! Sinistra, sinistra. Sinistra. No, oddio, la catena. No, che avete fatto? Dai. Sei entrato nel livello. No, io non sono entrato. Allora, guarda qua che bordello. Allora, entriamo. Entriamo dentro. Non dire le brutte parole. Oh, ma perché siamo scivolati? No, si è scivolati. Mi hanno golpeato. Ah, che caracco, ma è questa roba qua di guarda, merda. Guarda, 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 vero, guarda, sono Greta. Swoosh, sono Greta Menchi. Ah, dobbiamo pulire, ragazzi. Pulire, 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 pulire. Come si fa a pulire, pulire, attenti pulire, a non scivolare. Dovete premere X sulla ecco spazzatura. E adesso? Attenzione, fate attenzione. E la dovete buttare nel cassonetto fuori, ragazzi. Ah, nel signori, cassonetto signori, fuori. Signori, pulite per bene, pulite per bene. Non voglio vedere capito. Cose sporche. Vieni, vieni con me tu, vieni con me, vieni con me. Nel bagno! Fai una cacata e poi ripensaci. Non cosa stesse succedendo, ma tu sei proprio cretino dentro, porca troia. Ah, il mio secchio! Cioè, come si lascia? Come si lascia la sporcizia? Non posso, la mannezza? Oh, mi sta cadendo per il culo!
prendo per il culo. Allora, signori, allora io ho preso questo, che non so cos'è, se no è un cannone. Allora, questo è il piano, ma il piano già l'abbiamo visto. Martellare e cucinare. Guarda, guarda, dobbiamo pitturare i muri. Riaprilo, eccolo qui. Questo dobbiamo pitturare i muri della cucina in rosso, i muri del soggiorno in giallo. La cosa per te del soggiorno. A posto. Gamers, siamo gamers, pronti? Gamers, ma io pulisco. Gamers. Come faccio a levare? Sono caduto. Pulisco. Ragazzi, un attimo, io sto pitturando. Quanto siete ciotti. Io pulisco. Oh, Berro Fronzo, che stai facendo? Niente. Ecco, quello mi sa. Che cos'è questo? Che stai tranquillo, brother. Ah, la vernice. Scusa, mi innervosisco quando non faccio la pausa sigaretta. Sì, la capisco, signore. Ok, pulire, buttare tutto fuori. Ecco fatto, ho pulito tutto. Ecco, ok, la porta. Chi ha preso la porta? Ha preso la porta. No, rimetti la porta a posto, bro. Rimetti la porta. Ho portato la porta. E ora? Ragazzi, ma come si lasciano le cose? I muri della cucina vanno fatti arancioni, ragazzi. No, amarillo. I muri vanno fatti arancioni. Amarillo. Questi muri vanno fatti arancioni, ragazzi. Permesso, fatemi prendere l'arancione. Ecco l'arancione. È qua l'arancione. No, crolla il pavimento. Todo è una merda. Ho sporcato per te. Chi ha resettato? Ma quello era giallo, stupidi. Tu eri un imbecille. No, sto morto. Ma questo giallo mi serve. Ah! Mi hai fatto scivolare. Aspetta che ti metto in una posizione migliore. Ecco qua. Berro mi ruba. Dai giù, Cristo. Ragazzi, cosa cazzo state facendo? Dovete pulire di giallo, stupidi. Chi è il giallo? Ecco fatto. Allora, la vernice è gialla, dov'è? E adesso è finito. È questo coso, è la tappezzeria. No, la vernice è gialla. No, la tappezzeria dovrebbe è per il pavimento. Dobbiamo qui fare i muri. Quella là, esatto. Vernice gialla, ce la berro. Esatto, dovete pitturare team. I muri. Pitturate i muri. Ecco fatto. Come si fa a pitturare? Ma hai ucciso. Con la X devi tenere premuto sul secchio e ti carica la vernice. E poi la metti sul muro. Ma guarda che proprio il ma guarda che d'avra. No. Basta girare. Chi è che sta girando? Gira tutto intorno alla stanza. Smetti la sedia. Come si danza? Sta venendo il mal di testa. No, ragazzi. Smettila. Vomito, eh. Ho versato il secchio. Ma non l'ho fatto. Che sei veramente un terrorista, porca troia. Stai fermo. È il secchio. Per carità del signore, adesso telefono a tua mamma e gli dico di metterti in castigo. No, mia mamma no. Chi ha pitturato di arancione il muro? Chi è sto stupido? Ma lo licenzio. Che cazzo? Allora. È più bello così. Occhio allo spermino per terra. No, il problema non me lo fa togliere adesso. Neanche me lo fa togliere. No, io non ci posso credere. La sedia a due gambe è ufficialmente un cornuto. No, la nata sedia a due gambe. No, davvero non si può cambiare. What the fuck? Eh no, bro, mi sa che dobbiamo rimetti la visuale bene. Così era bene. Fate sempre così tanto casino quando siete insieme? Sì, abbastanza. Siete un pessimo team di Fortnite. Come si toglie? No, signore. Allora io non una... si può fare. Spostatevi. Allora, tolgo la tappezzeria dalle palle. Ma perché togliete le porte, Cristo? Io ho portato Dio fuori la porta. Allora, abbiamo fatto. Non abbiamo secondo vinto perché siete degli imbecilli. Abbiamo vinto, gamers. Abbiamo fatto una stella, stupidi. Vabbè, abbiamo vinto. No, l'abbiamo fatto male perché state l'abbiamo facendo il panico. Pinnacoli calmatevi pendenti. Pinnacoli pendenti. Allora, dobbiamo leggere un leader. Smettila di dire pinnacoli prego, pendenti. Date un sedativo a quel cazzo di sedia, vi prego. Ma una roba tipo. Sì, è vero, oggi è un bel panico. La stricnina. Ragazzi, posso dire che sul destra e sinistra siamo bravissimi, ma sul ristrutturare casa no. Guardatemi. Schifiti. Come capite, ragazzi, che cosa ora lo dobbiamo rifare. No, adesso lo rifacciamo bene. Livello casa dovete capire come si fa. Permesso. Scusa Leo. Allora, innanzitutto puliamo. In quanto leader dovete ascoltare ciò che dico. Innanzitutto lasciami, ti prego. No. Chi è che ha chiuso la porta? Ti prego, lasciami. Poldo, eri il leader su card game. Guardate che sto facendo al vostro leader. Ecco fatto, ho tolto la litter. Torniamo. Ecco di qua. Prego, no, signor, dove sta la vassura? La vassura, perfetto, signor. Sedia, basta con lo skip di pipidi. No. Okay, allora, chi si occupa della cucina e chi del soggiorno? Io penso alle porte. Allora, io pulisco le porte. Non devi togliere le porte, stupido. Ti posso fare una domanda seria, Poldo? Dimmi.
come faccio visivamente, dato che non c'è neanche un suppellettile all'interno del rubaglielo, prendilo, facendo la domanda, cretino, con i guanti. Come faccio a sapere qual è il soggiorno e qual è la cucina, in teoria? La cucina è quella col pavimento arancione. E come fai a saperlo, Dio caro? Perché quando si è aperto il questo, guarda, questo qua... Il questo? Ti fa vedere che, vedi, soggiorno, pavimento e... Ma qua l'abbiamo finito, il giallo, livello, muri possiamo gialli. Chiudere. Ci manca i muri qua gialli. Giallo, giallo, schimbi di... Blablabla. Chi sta togliendo la tappezzeria? Io sto cazzo, benedetto. No, ok. Non c'è della pietà per me stesso. Ecco, vernice qua. Arancione. Ora me ne vado. Serve qua. Ok, ok, gamers. Vernice arancione qui. Io, come si fa a lasciare qualcosa? Cioè, se io per sbaglio... Ok, ho capito. Prova tutti i tasti, Fra, non lo so. Basta usare questa porta, oddio. Mi presenterò di nuovo. Devi rimettere la porta, bro. Scusa, a parte il fatto che potremmo lavorare meglio semplicemente spostando la vernice un po' più. Leo, sei licenziato, mi dispiace. Ma poi non possiamo gonfiare questa porta. Posa subito questa porta. Si può girare la visuale, si può girare... Oh, ma di che puoi spinnare pure per qua? Per favore, così girate posso la visuale. Dove cazzo devo mettere la fottuta cazzo di vernice? Per favore. Girate la visuale? Penso che sedia, gira la cazzo di visuale! Ma io non ho l'amico. Devi premere i tasti. Oh, chi ha i tasti per girare? Questo? Ah no, chi ha il progetto? Chi ha il progetto può girarla? Ah, fa pulizia, 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 fuori dalle palle, fuori dalle palle. No, manca la porta, rincoglioniti. Manca la porta, manca la porta. Mi diverto con molto poco, Grogu. Mi diverto Smettila, con molto poco. Non riesco a camminare, Leo. Madonna mia. Oh no, mi sta girando la testa. Oh no. Ce l'abbiamo fatta? No, c'è un secchio là. C'è un secchio messo là. Prendi il secchio. Secchio. No, ho sbagliato. Secchio! No, ho rovesciato il secchio, mi sa. No, non è vero, non l'hai rovesciato. Vattene spostati, via. Spostati, Leo, oh, Cristo Dio. Ok. Abbiamo vinto. Oh mio Dio. Abbiamo vinto il gaming. Abbiamo vinto senza problemi. Io vi giuro che questa sessione di gioco sta mettendo a dura prova la nostra amicizia. E non abbiamo comunque vinto. Ma perché dovevamo anche fare... Non abbiamo sbloccato un castoro! È una talpa! Stai zitto. Ciao sedia, sono una ringhiera. Fuori alla mia palude. Sto facendo una fatica immensa oggi. Sedia, ragazzi. Sei rientrato di nuovo. Sedia, sei rientrato nel livello! Non sono stato io. È incredibile, la sedia a due gambe è caduta per terra. Sedia! Silenzio. Stai fermo, non andare livello indietro. Vi giuro, non ho spazio mentale per rimproverarvi, veramente. Cioè, mi avete fatto, già uscire dagli sgangheri. Cazzo ridi, cretino. Di nuovo qua siamo. No, sto cazzo di livello casa 2. No, c'è qualcuno che sta entrando nel livello 2. È nuovo. No, si chiamava livello 2. Magari così si chiama livello 3, che ne sai? Raga, vi dico, c'è qualcuno torno su Remnant, che almeno sparare agli zombie era meno impegnativo. Chi è che è entrata nel 2? Porco di... Sedia! Io non ce la faccio più, ragazzi. Sto per buttare sedia prima la mano. Lo fuori, veramente. Lo buttiamo fuori tutto per iniziare il livello. L'hai fatto di nuovo? Ok. No, ciao, Biohazard. Okay. Posto. Okay. Allora, progetto. Andiamo a prendere happiness. Il progetto. Sedia, veramente? Ma voi una sberla, cazzo. Orca troia. Che allora, guardate bene. Dobbiamo pitturare il soggiorno di... Zitto, sto parlando! Dobbiamo pitturare il soggiorno di arancione alla cucina muri gialli. Com'è che mi hai chiamato? Allora, intanto togliamo la spazzatura. Com'è che mi hai chiamato, Poldo? Sembra proprio di stare a Catania. Come si buttano le cose? Con la con la X. Ma manca la tappezzina. Non so che cazzo di controllerai. No. Come si buttano? Con la A! Con la A! No, Hazard, ti giuro che non c'entri niente tu. È sedia che ti giuro, mi sta facendo venire un esaurimento nervoso. Scrivi di so adesso cosa provano i capufficio quando c'hanno un coglione dentro l'ufficio. Ma che violenza! Ma aspetta, perché avete tolto la tappezzeria dal... Non lo so. Perché è di un altro colore, vero? Sarà stato Poldo. Vedi, è di un altro colore, Baboons. Ah, va fatto di un altro colore. Pulisci lo sprema per terra. Lo spray, la sbunnera. Togliete. Permesso. Vedi, stiamo lavorando bene. Extreme Makeover Home Edition. Io sono il leader. Davvero? Ho sbagliato. Sbro, mi lasci. Ma devo togliere via il litter. Sei licenziato, Leo. Io non ho detto nulla su tua madre. Smetti. Il capo mi ha detto you are sei di fuoco. Sei di fuoco. Ah, prendete la vernice. You are fired.
sole della spiaggia. Schivi di Bibi. Chi ha rovesciato questo secchio? Ah, no, io ho un nome in mente, ma non lo dico. Ciao a tutte le persone che mi stanno facendo i follow, le sub, le cose. Vi chi giuro... è in bagno a non fare nulla? Sto cagando. Chi mai vieni fuori da quel bagno. Essere? Con la vernice. Fuori signore. Dai piedi. Sedia lavora! La sigia dos piernas, signor. La pausa bagno è compresa nel lavoro. Okay, la sigia dos piernas. Ho tolto la porta al bagno, così non può più andarci. A posto, grande Leo. Aia. Giallo dobbiamo fare. Tenemos che chitarra. No, chi ha sbrotolato sul pavimento? Baboon. Sedia, nei Mits quanto ti pagano? Ragazzi, in realtà vi devo dire la verità. Che gioco è? Si chiama tipo Tool Up o qualcosa del genere? Tools Up? Tools Up, sì. Perché? Chiama... Perché sei una persona così... Non lo so. Io ti giuro che di aggettivi ne conosco veramente tanti, ma tu veramente sfidi le mie capacità di inventiva. Ah sì, conosci tanti aggettivi? Dimmeli tutti in ordine alfabetico. Oh! Ma ne conosco tanti, non che li conosco tutti. Non è vero, falso. Sì, ci sono le pruove. Le prove. Ti levi dal cazzo! Allora, come va col progetto? Oh, state... ti dai una calmata! Scusate. Smettetela! Ma chi è che era sbrodolato dal terra? Perché sbrodolate tutto? E soprattutto, perché c'è questa porta in mezzo? Faldo, ho preso la porta. Allora, oh, posa la porta, Cristo Dio! Va bene, posa la porta. Lasciamola per terra. Ok, qua fatto. Dobbiamo pitturare solo di giallo qua i muri. Non state facendo un cazzo! Leo! Mancano 42 secondi! Mancano 40 secondi, ragazzi, speedrunnate. Sto prendendo le porte! Di che colore bisogna fare? Come si fa giallo, a togliere? Giallo okay. Le mura del dove c'è il pavimento giallo. Però le prima togliere. Togli i muri. Come muri. Si toglie? Come ragazzi, qua stiamo in 110, cioè questa va leva, permesso. Ok. Vai, pitturate di giallo veloci. Io sono ancora togliendo il cazzo di muri perché questo qua non chiude. No, non dobbiamo pure rimettere le porte, abbiamo perso. Leo di merda. Bravo, sedia. Complimenti. Porta. Leo di merda. Vai, sbrigatevi che ce la facciamo. Ma bisogna prendere anche i secchi e tutto quanto. Abbiamo perso. Prendere il secchio. Sedia. Avete cagato. Avete cagato. Questo è colpa di chi ha merdato durante l'ora di lavoro. Sei licenziato per la cacca. Ti rendi conto che la cacca è considerata ora di lavoro? No. Non se è ora di lavoro di merda, sì. Non certo mentre lavoriamo se lavori nella Italspurg. Allora, riproviamoci. Però grazie, questo... tu dovevi finire nella lista degli youtuber pericolosi. Cioè, Gesù Cristo, vi entro, distruggo questa casa, porca troia, vi lascio le macerie da chiudere. Però Fronzo è uno youtuber pericoloso. Ragazzi, l'ha già fatto con Gabby due volte. Io sono uno degli youtuber migliori che puoi incontrare in vita tua come persona, che non sono per niente affidabile. Mamma mia. Mi è mancata la luce che ti sei persa. Io che caco. Togliamo il pavimento. È quello permesso, che permesso. Prego. Pausa sigaretta. Sai una cosa che mi fa incazzare che manca a questo gioco di merda che invece c'è su robe tipo no. Overcooked? Il tuo sorriso? Lo sprint. No, il mio sorriso c'è sempre quando una penso ragazza. A te. Però wow. Quella là effettivamente. Ma ci sono io che sono una femmina. Il gamer più pro che troveremo su Twitch, assolutamente sì. Sapete che penso che siamo i primi streamer al mondo per stai questo zitto. Gioco? Sto contando fino a 17. 16? Grazie. Permesso. È arrivata la moquette. Ah, che bello. Metti la moquette. È arrivato il marino. Posa sta merda. Ho buttato la moquette fuori. Bisogna ancora pulire un sacco di schifo. Togliere i pannelli nei muri, fare le cose. Questo va fuori. Non parlavi spagnolo. Questo va fuori. Tengo che parlarti in spagnolo. Vale, empezamo a parlare in spagnolo. Che tengo che dirti in spagnolo. La lista della compras. Don Manzana, su un platano che te pones dentro del culo. Hijo della gran perra. Per Basta. Prendete la pittura gialla. Pittura gialla. È caduto a terra. Scusate, signori, sono Barro Fronzo. Non è vero. Prendete la pittura gialla. Benvenuti ragazzi, benvenuti in chat. Ma ho la casa mi spostate questa moquette per favore. I am Barro Fronzo. Mi spostate questa moquette per favore.
Mi scusa, sto pitturando il muro. Ecco fatto. Dove te la infilo sta moschetta adesso? Buttala fuori, non ci serve più. Non ci serve più, allora aspetta che la butto fuori. Ecco. Due minuti, ragazzi, due minuti. Stiamo andando bene. Devi ancora togliere la merda, devi togliere i pannelli. Nessuno ha ancora tolto le porte, ragazzi. No, vanno lasciate là le porte, bro. Porta aperta per chi porta, chi non porta. Porta le porte. Correte, ragazzi. Poldo, classifica tua personale degli ortaggi nelle prime posizioni. Hai rovesciato tutto, Berro! Ho rovesciato tutto, così. Pessimo. Pessimo, Berro. Poldo, sto aspettando la tua classifica. Aspetta, sto buttando fuori tutto. Non puoi fare due robe contemporaneamente. Cosa cazzo se ti tira la pelle, se ti gratti. Io sono Berro Fronzo. No, però sto lavorando, è importante. Non prendermi in giro. Allora, Leo! Togli quel muro giallo scuro. Va tolto. Ah, cazzo, è vero, manca un muro. Grande, Leo. Ma io vedi che le cose le faccio perché le faccio le cose. Mio padre. Permesso, questo invece... permesso. No, pure questo, pulisci sto mancano muro. Mancano due muri. Pulite due muri, Leo. Io giro, io sto girando. Smettila di girare. È il momento di usare la gamerata. Olle! Serve questo? No, bro, non dovevi mettere. Silvia, sei un coglione! Sveglia, sveglia! No, non ci posso credere, ragazzi. Io butto fuori sedia. Sto per buttarlo fuori. Tornare nel suo paese. Vi giuro, io sapevo che ci sarebbe stato qualcuno che faceva il coglione, ma non così tanto. Porca. Berro Fronzo, I am Berro Fronzo. La sala ci serve. No, abbiamo fatto tutto. No, non ci posso credere. No. Guarda qui. Ok, fate pulizia. Fai pulizia. Levati la roba, levati dal cazzo. Aia, sono caduto. La porta? Cosa manca? No, basta. Sedia ufficialmente buttato fuori dalla live. No, mia sedia! Ci avete veramente buttato fuori, what the fuck? Sì, non c'è... Basta, bro, stai calmo! Adesso io ti rinvido, se fai un'altra cosa del genere... Sei veramente... Dio, è da tenerti il guinzaglio, caso. Se uno di quei cani che... ti mandiamo nell'angolo degli stupidi. No, l'angolo degli stupidi, no! Allora, non lo vuoi cappello d'asino? Ah, Dio... Ti ho rinvitato, bro. Rientra. Ah, è l'ultima chance. Mentre l'oste è occupato. Ah, ho pianto, però. È l'ultima chance, bro. Ci hai fatto perdere la partita, ti rendi conto? Ma come? Non è vero, scemi. Sì, sì, letteralmente è quello ma che come? È successo. Ma non è vero che eravate a 40 secondi, potevate pulire, su. Sì, vabbè, il cazzo, mentre hai tu continui perdere. A cagare per terra, Dio caro. Mi puoi rinvitare. Non è ma finitela. Mi rinviti per favore che non è andata. Solamente se ci dici che ti dispiace sinceramente. Dici che ti dispiace sinceramente. Da ora in poi si dice tutto quello che è essenziale. Tutte le cose superflue non vanno dette. Le cose superflue. Ok. Allora, pulite. Calma. Abbiamo 20 secondi. Sì, intanto muovo. No, ho sbagliato. Sedia, intanto sedia. Cosa? Dai, pulita quella cosa, butta la vernice fuori. Ma perché sei l'unico che non sta facendo niente? Perché sto aggiustando il gaming, dato che mi avete tolto. Santo Dio, se no la chat non vede niente. Cosa manca? Cosa manca? No, tutto questo dobbiamo pulire. Non abbiamo vinto senza sedia. Non abbiamo vinto. Che abbiamo fatto, raga? Abbiamo vinto! Vabbè, manca qualcosa, però va bene. Ma non ho capito cosa vuol dire la terza stella. Vuol dire farlo con del tempo che avanza, forse. Non lo so. Penso di sì, boh. Può essere. Va bene, ragazzi, sto per sentirmi male. Ho bisogno di calma. Ho bisogno di tranquillizzarmi. Livello 4. Prendiamo l'ascensore. Io penso onestamente, Poldo, che nei tuoi no, conti... No, fuori. No, perché tanto c'era il limite di 3 persone, non ti preoccupare. Su. Io penso che ai tuoi concerti ci sia meno casino che in queste live. Ma come si va sopra, scusatemi? Ma che cazzo me ne va a fare? Posso essere premere... Scusatemi, eccomi. Permesso. E adesso si deve andare su. Come si va su, ragazzi? Su. Con il pulsante del su. Vedi, c'è scritto ascensore su. Vedi in basso? Usa. Forse dobbiamo esserci tutti e quattro? Usa, su. Ma siamo, usa. Eravamo tutti e quattro. Su. Ah, così, a posto. Ce l'ho fatta. Come no, servono 10 stelle? Chi è tornato giù? No, ragazzi, servono 10 stelle. Dobbiamo... servono 10 stelle. Puoi staccare il controller a sedia? Puoi staccare. Ma non sono io. Puoi tagliare... Lo so, però hai fatto talmente un troiaio che adesso anche se Leo fa casino pensiamo automaticamente che sei stato tu. Ma come allora, signori, c'è un problema. È il tuo retaggio. Brutto, c'è un problema, signori. Ascoltatemi. Ci servono 10 stelle. Questo è razzismo. Di conseguenza...
Ma di non conseguenza... possiamo avere 10 stelle X con 3 9. Di conseguenza... Di conseguenza dobbiamo rifare un livello e prendere 3 stelle. Sì, ma non è vero, ma non è vero. Ma arriveremo lo stesso sempre a 9 al massimo. Ma non è vero, ma non è vero. Servono 10 stelle per salire sopra. Ma dove? Sì, non ma è vero, ma dove sta scritto? Madonna, adesso ammazzo la sedia. Sono 3 livelli e 3 stelle ognuno. Come fa a essere? Sali sopra, guarda, servono 10 stelle per raggiungere questo piano. Un culo a chi da mortati e che la puttana di merda in mamma. Scusami, ma come si fanno ad arrivare a 10 stelle? Sono solo dobbiamo rifare dei livelli. Madonna, io ti giuro, sedia, sono... Guarda, io spero che non ci vediamo. Ma sono 3 stelle massimo. Ma sono 3 stelle massimo. No, non è massimo, è Berro. Io ti ammazzo. Sono massimo 3 stelle. Appunto, come dei livelli vanno rifatti. Per migliorare il tempo. Ma tu dovresti saperlo che sei uno dei gamer italiani. Invece no, sei un pusillanime. Ma no, perché perdi questo tempo. Questo sistema è pessimo. Ragazzi, da oggi basta i mates. Non ce la faccio più. Da oggi, anche oggi si sono sciolti. Pensa a noi quanto... No, vabbè, dai, sono uscito da un altro gruppo. Ma... No, bro, no. Allora, qua giallo e qua arancione. Questo arancione, questo per arancione. Per terra, okay. Arancione. A posto. Io faccio le pareti. Non toccate il secchio da parete che me lo sbrugnate tutto. Giallo dov'era? Giallo è qua dentro, vero? Giallo è qua dentro, vado a prendere vero? La tappezzeria. Giallo è qua dentro, vero? No, questo è quella l'altra stanza vuota. Da fastidio, testa di cazzo, quando la gente non ti ascolta. Cretino. Oh, volete che non faccio lo impara, scemo? Impara, almeno ascoltatemi. Ora capisci come ci siamo sentiti noi, mentre facevi l'imbecil. Porca troia, io ho abbandonato... Oggi hai raggiunto l'imbecil livello 4. A badare ai problemi mentali di sedia. Io ragazzi, sono bravissimo col giallo. L'ho imparato da Jerry Scott e Michel Hunziker a Striscia la Notizia. Adesso vi faccio vedere. No, no, no. No, bro, no, no. No. Ok, era... Boh, chiedevo. Portate fuori, fuori dalla stanza. Yoit! Prego, okay. Prego, cosa tutti manca? Fuori. No, manca un muro, signori. No, manca un muro. Gira che il progetto. Muro? Gira il progetto. No, ho preso sedia. No. Ah, ma gira. Ragazzi, vero, questo quel muro non è completo. Gira ancora. Tirami giù! Tirami giù! Gira ancora. Prendi la vernice. Sta gira andando ancora Berro. Qui, guarda. Sta andando Berro, zitto, stupido. Ecco la polizia, fuori. Ero un po' nervoso. Chiudete le porte. Chiudete le porte. Ancora uno. Dannazione! Non è che la polizia è fuori, No, ma che... Ma dove la devi fare pulizia, là? Cosa sicuramente manca? È qua, adesso. No, dice fa pulizia, quindi dobbiamo pulire le cose fuori, raga. Se non smetti di girare, sta roba mi viene a questo, perché c'è una sbrognata per terra. Ah, ecco, a posto, vedi, fatto. Niente più sbrognata, ok. Niente okay, più okay. Sbrognata. Ciao, easy. Alessio, grazie per i 100. Ma quello è Bruno! Sì, ce l'ho. Visto? È Leonardo si può arrivare? Si può arrivare, solo fino... Forte. Ma si può arrivare fino a 3... Guarda, chiudi la porta. Ragazzi, togliete la pancia dalla porta. La pancia. Servono 10 stelle per raggiungere questo piano. Come facciamo ad arrivare a 10 stelle, brutto babuno? Come fai ad arrivare dobbiamo a 10? Dobbiamo rifare ancora l'abbiamo gli altri livelli. Ma arriviamo a 9! Sono 3 livelli per 3 stelle! Io vi spacco la faccia! Mi fate schifo! Facciamone 9 intanto. Stai calmo. Aspettate un attimo, fatemi secondo comprendere. Secondo me si attiva una cagata bonus appena arriviamo a 9. Ne manca solo una allora. Quella tutta a destra. Livello 3. Io sono Tearless Raptor. Ma va fatto al massimo, quindi. Ragazzi, che con calma. Com'è esatto, che sembra tipo, non lo so, abbattuto. Non lo so. Ok, vai. Ciao, prego. Ciao, tutti dentro, tutti dentro. Ciao, io comincio a pulire. Vai. Ah, yeah. Io ho il progetto. Non è divertente, però, se gioco seriamente. Prego. Ci si viene, comunque è molto divertente. Com'è? Anzi, forse è più divertente. Ok, stanza arancione la prima, stanza gialla la seconda. Ma secondo voi se io tipo smonto permesso... una sedia con il cacciavite è considerabile violenza o come ti ammazzo? Se sotto i 10 secondi no. Ma no, sono Berro Frondo io. Guarda come se la rida. Ma non mi fate passare perché sono più grasso? Sì. Io sono il più grasso. Perché siamo grassi uguali, ma io sono anche basso. Adesso faccio la colonna sonora di quando camminate. Smettila di Raptor. Adesso la faccio quando camminate. È divertente anche se ti giochi seriamente. No, bro. Basta essere Leopoldo. No, Leo, per favore. Cosa? Mamma mia. Pulite i muri. Permesso. Oh, è arrivata la moschetta. Ragazzi, dato che non mi sentono i Tearless Raptor qua...
i come... Peerless Raptor. Come... Dove... Dov'è l'arancione? Dov'è l'arancione? Dov'è l'arancione? Arriverà. È là l'arancione. Questo qua, qua? Arriverà. No, questo è giallo. Questo... L'arancione quello, è tutto giallo. Intorno a te. Cioè, sia il pavimento che il muro, sì. Giallo, arancione? Sì, tutto. Ok. Grazie. Chi ha versato la vernice, Berro? Sono stato io, scusate. Bravo. Come si chiama? Pulendo i muri, però nel farro, dato che avete messo questa cosa in mezzo ai coglioni. Nel farro. Esatto, eccolo qui. Guarda, lo appoggio. Togliete il muro. È arrivato il giallo, Di proposito, guarda, prendi. Sedia, guarda cosa cazzo hai lasciato per terra. Sta scoreggia di roba solo per farla prendere a qualcun altro. Ciao Marco Frascarella, grazie mille per il tuo follow, benvenuto. Mi chiamo Mauro. A chi mi chiamo Mauro? Chi ha fatto cadere il cazzo di c'è la vernice per amici per girare il mondo. Mamma mia. La sbagna. Ho girato il mondo, così potete vederlo. Sì. La sedia a due secchi. Guardo. Smettetela. Da uno blo. Che c'è? Che vuoi? Non possiamo storpiare il tuo nome, Mauro. No, oramai mi dovete chiamare Giuseppe. Non mi piace Giuseppe. No, adesso è il nome del mio editor. Lo dirò, Vegas. Sarò nome per un editor, da oggi Giuseppe. Da oggi sarò Giuseppe. Leo, mi lascio il lavoratore di Vendetta. Io ancora non ho sentito la tua classifica personale per quanto riguarda gli ortaggi. A posto, fermata qui, grazie. Ah! Prego, tutti fuori, chiudete la porta. Manca qualcosa, Corri. Manca la cucina, qualcosa non è stato pitturato. Guarda te, l'ultima parete del... Di che stai parlando? La parete entrando. Esci fuori! Ma non manca niente, devo uscire io! Manca, guarda in alto a sinistra. Ah no, la cucina, 91%. No, cucina, 91%. E che minchia dobbiamo fare in cucina? No, c'è un muro! Ma guarda il muro! Va bene, correte, Pulisci la porta. Sto ok, facciamo pulizia. Per favore, Giuseppino, ancora trovatevi un lavoro. Stiamo lavorando. Pulizia. Chiamate la pulizia. Sta sbrugnato ancora per terra? No, non qui. Mannaggia. L'ho fatto. Deficienti, ma fate schifo. Fatto. 3 stelle. Vediamo se è come dice Barro Fronzo. Siamo i forti. Io sto cercando di immaginare in questo gioco... Ragazzi, come si fa questo gioco? Scusate. Ma dove la troviamo la decima stella? La dobbiamo comprare sul DLC? Guardiamo qua sotto. Guardiamo qua sotto. Io non lo... Ma io ho comprato il gioco. Perché devo comprare il DLC? Dov'è la decima stella dei mates? Ma che cazzo? Io non lo so, ragazzi, come si deve fare. Chat, ma voi sapete come si gioca? Oh, no, scusate, ho sbagliato. Ah, quando è Berro Fronzo non gli dite niente. Ho detto scusate immediatamente, però no, come te, cazzo, che fai arrivare in una situazione a livello apocalisse e poi cazzo ridi. Allora, tentiamo di capire, ci vuole ingegno. Calma, di Berro Fronzo. Sono allora, magari, aspetta, andiamo sopra, magari possiamo aprire lo stesso la porta. Che babun che si... No, andate solo sopra. Salite, per favore. Poldo. Sono io che sto salendo, ma ci manda giù. Signor Poldo. Vedi, manda giù. Premi solo allora, non lo sto usando io. Porca troia, siete dei babbuini. Allora, in uno, non lo stavo usando io. Due, come no, non ti meriti aiuti. Io mi guardo le fregne su Instagram. Ciao, oh, Berro Fronzo. Guarda che. Oh, che dobbiamo fare qua? Qualcuno prendi il piano. Prenda forte. Qualcuno prendi? Come fai a aprire? Allora, cucina, muri arancioni, soggiorno giallo. Che palle, oh, sempre così. Tengo premuto X. Shh, chat, e mi ora? Sa che non mi, qui non mi vedono. Sedia! Cosa? Tieni una borsa a frigo. Grazie. Posso? No. Ah, ok. Allora, questa è la malta. Ho fatto la malta. Con la malta si fanno i muri. Ah, con la malta si fanno i muri. Grazie per questo... Con la malta? Scuola rapida di... Con la malta si fanno i muri. Ah, vado a prendere la vernice. No, è caduta la porta del bagno. Ho trovato la malta. Con la malta si fanno i muri. No, fermo. No, quel secchio ci sei. No, perché? Perché? Perché sei così malato? Aiuto, ragazzi, aiuto, mi stai inseguendo. Campo distrutto. Perché? Perché? Casa dei game. Non me lo fa fare. Allora, bene. Dimmi che cosa devo fare. Prendi questo bellissimo progetto. Raga, dove è lo scalpello?
Prendi questo coso, perro, qui, questo. Allora, ragazzi, Malta, come dice questo foglio blu? Va bene, va bene, sì. Non so chi cazzo sei tu, Dio, caro. Boldo, 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 guarda sì. questo. Allora, praticamente dobbiamo fare arancione. Ora devi mettere la malta lì dentro. Ma mi serve la malta. Malta è uno stato. Metti la malta nel secchio. Sto provando, ma non funziona. Non va bene, ragazzi. Io faccio una shua. Non farla. Scusate, dov'è la cazzuola che c'era prima per pulire? Non l'ho. Eccola, e chi ha staccato la porta? Questa è una porta. Io qua devo mettere arancione, giusto? Ragazzi, chi ha ordinato takeaway? No, ragazzi, aspettate un attimo, calmi. Dove cazzo è la roba per... Dov'è la roba per togliere i mattoni ai muri? In teoria la cazzuola è questa qua in mezzo, però non so se funziona. Non me la fa selezionare più. Tu devi prendere quello e metterlo nel secchio con la sedia. Sto provando a lanciarlo dentro, un attimo. Va bene, comunque. Allora, ragazzi, da come dice questo progetto? Togli il piano, togli il piano. Oh, vedi, oh, mamma mia, stupidi, la sedia a duga. Togli il piano, bro, l'abbiamo visto. Allora, levalo. Questo piano è incredibile. Levalo, levalo! È tutto blu. Stai calmo, stai calmo. Come si pulisce questo? No, penso non che basta che gli pituri sopra. Ma prima penso che bisogna toglierlo, come tutte quante queste cagate, tipo. Ah, no. Bisogna solo rimuoverlo. Okay. Guarda, bello fronzo che si sente. Mi gira il mondo? Sono mie. Gira tutto intorno alla stanza. Ok, questo ha fatto tutto. Mi fai vedere il piano, sedia? Come minchia si prende in bocca? C'è sempre tanto amore, assolutamente. Con la A, non so se avete notato che Berro Fronzo quest'oggi è particolarmente ostile nei miei confronti e questa cosa bro, mi mette un po' di non so se hai notato, siamo tutti e tre ostili nei tuoi confronti. Ok, sedia, girami la stanza. Ok, perfetto, grazie mille, sedia. Hai fatto un lavoro bellissimo. Va bene, ragazzi, io mi sento escluso, sapere, mi metto quanto qui. Sei alto? Perché sto provando a fare i miei calcoli se ti posso fisicamente picchiare. Oh, il creatore... Allora, io sono alto 80 centimetri, il creatore è alto 1,80 m. Non 1,80 m, 80 centimetri. Ma tu vuoi picchiare la sedia o il creatore, scusa? Il creatore della sedia o la... In che senso? Cioè, il creatore è alto. Tu quanto Poldo, sei alto? Ma lei qual è? Berro quello Fronzo. Che sta girando, guarda. Berro... No. Posalo! Sì. Quanto è alto Berro Fronzo, secondo voi, chat? 6 chilometri. Per me è alto, almeno 1,90 m. E la madonna! Ok, non è... questa affermazione mi fa credere non che lui non alto sia alto 1,90 m. Sei alto 1,80 m. Dov'è la moquette gialla? Scusatemi. È qua, la stiamo prendendo noi. Stiamo usando tutti tranne che te. No, io sto facendo i muri, stupido babun. Infatti la stiamo usando tutti tranne che te. Non usare la mia catchphrase. Puoi spostare il tuo secchio di merda? Lo levo. Grazie mille. Bellissimo, perché è stato diplomatico fino all'ultimo e poi puoi spostare il tuo secchio di merda. Fatto? Okay. No, manca un muro, No, manca il muro. E quello dove sto girando qua, due muri. Cazzo, ma è finito il tempo, raga, abbiamo perso. Eh sì. Oh, fate schifo. Fate ma schifo. No. Siete stupidi. Non sono più bassa della media. Sono alta 80 centimetri. Che beh, le sedie sono un po' più alte di 80 centimetri, eh. Quelle per bambini no. Sedia mi deve 1200 stiamo ricominciando? Euro. Ma come 1200 euro? Perché? Lo rifacciamo? Facciamo l'altro, no, sì, non me ne frega no, niente. No, rifacciamo. 10 stelle. Facciamo sono l'altro. Arrabbiato. Ciao, sono arrapato. No, non sono. Dopo, ragazzi, vi giuro che vi ringrazio tutti quanti per i vari follow. Ma adesso devo fare. Allora, no, non è vero, povero sedia. Allora, io faccio la malta. Sono quasi sedia. 10 minuti che si sta comportando bene. Ho fatto la malta. Berro Fronzo, comunque, stai evitando la muri, vero? Berro Fronzo. Piano? Sì, dimmi, sono io. Quanto è alto Berro Fronzo nella vita reale? 1,81 m. Allora, cucina arancione, soggiorno tutto rosso, corridoio. Sei più alto di me, sedia? No, 1,80 m. Vabbè, quel centimetro hai secondo perso. Me è opinabile. No, quel centimetro ho perso. Cazzuola. Ma chi è che rovescia le cose urlando? Dividi. Non sono comunque, un bambino, smettetela. Sono nella media veramente... per le sedie da bambini. Smettetela. Porca troia, ragazzi, quanto cazzo è pesante sta sedia di merda. Ah, no, non è una sedia, è un divano. Dovremmo andare dalla stessa parte. Sedia, vabbè, ma allora, non se era... io sposto questo di qua. Non ci va, sedia, non ci va. Non è razzista. Parte. Aspetta, scusami, di qua. Sedia, non è razzista che abbia detto che la sedia è quella della poltrona. È un po'. È un po' contorto, effettivamente. Che c'è? Dimmi. Non far rovesciare quel.
Non sto facendo rovesciare niente. Sto aiutando il sedia a prendere un suo simile. Ecco, guarda come, vai. Suo nonno. Turnica deve pivot. Pivot. È arrivata la moquette. È arrivata la moquette. È arrivata anche la cazzo. Questo cos'è? No, questo no, è il pavimento. È il pavimento. Vai, entra. Metti il pavimento, qui. Mettilo qui. Lo quando ha aperto il piano non l'hai guardato. Sì. Sul pavimento. Poggialo, stupido! No, non so come si fa, stai calmo! Ma posso reale! Messo qua. Poggio! No, sbagliato! C'è una X sopra! C'è una X sopra, si sta dissolvendo. Ah, perché non ci puoi andare sopra per il momento in cui lui si setta. Ah. Capito? Ragazzi, ma cosa cazzo state facendo? Perché l'avete messo là? Cosa non era lì? Non va lì. Non va lì. No, quella è tutta quella è rossa. Ma è l'unico posto dove può andare. Quella è rossa. Questo qua imbecilli. Ma dobbiamo... Oh mio Dio, questo gioco è molto più complicato di quello che pensavo. Non sono un bambino, smettetela. Non è un gioco per bambini, infatti. E tu stai avendo tante difficoltà, Sedi. Ho fatti due domande. Qualcuno ha ordinato cinese? Perché non me lo fa a me? Cos'è con un secchio di malta? Qualcuno ha ordinato cinese? Se vanno smaltati. Ah, vanno smaltati, fra. Ciao, sì, tempo. Ok, l'ho smaltato. Come si fa a smaltare? Io devo togliere via sta roba, vero? Aspetta, pronto, che pronto, è arrivato il gaming. Oddio, come è arrivato il gaming? Chi si è scollegato? Poldo, cosa hai fatto? Ragazzi, Dio santo, fammi uscire! Ok, grazie. Oh, Tearless Raptor! Che ho fatto? No, era okay, è stato smaltato. Eri uguale a Tearless quando hai fatto il telefono a Tearless Raptor per sapere se è ancora veramente lui o meno. Abbiamo un minuto e 15, ragazzi, è impossibile. No, bidoni. Ma mettere la malta sedia sul pavimento giallo, ma abbiamo io non so perso come... di nuovo per colpa di sedia. Sì. Non è vero. Sì, stai cominciando, stai mettendo i parquet anche sopra, bene, la tavola, ragazzi, del cesso. Va bene, non importa, non importa. Non posso letteralmente uscire. Ok, io toglietelo. Cacco. Bravo, no. Sedia, complimenti. Io cacco, io. Dai, sedia, gioca! Ah, oh, voi mi... Non fate... sono bloccato. Ok, posso passare. Gamers... Ok, il pavimento è nella vasca da bagno. Chi non si può passare. Aspetta. Non si può passare, aspetta. Ok, abbiamo perso, non ce la faremo abbiamo mai. Perso, abbiamo non ce la faremo perso. Mai. Va bene. Abbiamo perso. Ragazzi, la vogliamo ricominciare? No, no, muovetevi, più veloci, più veloci. Più veloci. È il momento, ragazzi, la tensione ci permetterà di vincere, muoversi. Ma qua come disse mia madre a mio fratello maggiore. Ora sappiamo quello che dobbiamo fare almeno. Sbrigatevi! Guardate che io sto vincendo senza di voi. Il pavimento è stato fatto. Fate il pavimento qua, è impossibile. Ma non lo dovevi fare. Visto no, che c'è Berro fermo. Sono fermo perché sto cretino sta tipo mettendo il parquet dentro l'entrata quando non in serve. In realtà si mette... Sì, va messo lì. Sì, guarda, c'è una X grossa come una casa. No, la X, si può bro. No, no, la X è quando l'hai appena messo e devi aspettare 6 secondi che diventa fresco. Io e non ci tesoro, camminare. Devi scavare lì. Io la pretendo, io pretendo delle umili messo. Scuse da Berro Fronzo che mi ha appena insultato davanti a un sacco di persone e per una cosa che in tipo realtà quante? Era corretta. Tipo quante? 7. Ah, almeno allora, 7 scusa. Secondo me si sono offesi. Allora, allora lo possiamo scusa. Rifare, ragazzi, magari con calma e parsimonia. Okay. Solo se Berro Fronzo mi rispetterà sul luogo di lavoro. Allora. Perché sono io il più bravo? Solo perché sono siciliano e il lavoro medio è il muratore? Cosa stai dicendo? Io sono una okay, vai. Di chiudermi in un pilastro. Vai. Allora io tolgo la questa. Permesso. Fate l'altra strada, baboons. Permesso, grazie per l'aiuto. Adesso guarda, sono sicuro che ci uscite, cazzo. Permesso. Allora, occupiamoci di una stanza a testa, così è più facile. Io mi occupo di quella tutta a sinistra. Ma io non so come si scartravete la minchia. Con la X. Secondo me sei bravissimo a farlo, onestamente. Però brutto baboon. Chi è? Grazie utente che ha giftato la sub, ti voglio bene. No, sono bloccato dalla poltrona. Dalla sedia. Poltrona due gambe. Chiedete cosa ha detto tanto per capire. Devo chiedere alla sedia due gambe, ma le poltrone sono sedie grasse o è proprio un'altra categoria di persone asseti? Fra, si dice sedia con le doghe grosse. Sega con le doghe grosse. Le doghe grosse. Pensa a questa domanda. Le doghe grosse, capito? Scusa, pensa a questa domanda riportata agli umani. Con tu che fai esempio romano. Scusa, ma gli americani sono proprio degli esseri umani? Buonasera, Fra. Sono un'altra categoria di persona. No, non è vero, perché è come se avessi detto, ma gli umani o tipo l'omino Michelin? L'omino Michelin No, perché... È imbottito, cazzo, no? Cioè un essere umano imbottito, cos'è? Tipo le donne che si rifanno le tette. Io da grande voglio essere una cazzuola.
una cazzuava. Scusa, sediamo. Che vocale ci hai messo in cazzuava? Sì, ti voglio molto bene. Che tongo era? Non male. Da me nessuno vuole bene. No, io prendo questa cosa, vieni qua. Pensa che da me nessuno vuole bene. È arrivata la moquette, è arrivata la moquette. Ah, moquette, cioè si sta asciugando il pavimento. Esatto, bro, ce l'hai fatta. No. Perché dovrei regalarti una sabbia? Sono quello che guadagna dalle sabbie. Che cosa ti devo regalare? Prendete la moquette. A posto. Poi ti sei dimenticato. Lanciate una parete. Che parete? Vado a vedere, aspetta. Rimetti la porta. Sto provando. Qualcuno può muoversi? Ok, lo sto facendo. No. Vedi che no, bisogna togliere no, questa. Mi detesto. È vero. Questa parete qua va tolta. Sto arrivando un attimo. Non questa posso parete qua va tolta. Arrivo! Fatto. Okay. Permesso, permesso. È arrivata la moquette. Ehi, salve. Via dallo okay, schermo. Consegna a me, grande, grazie. Grande, voglio essere siciliano. Guarda, secondo me se ti impegni abbastanza. Cosa devo fare, Poldo? Allora, devi pitturare lascia di rosso terra, dove terra sono io con la moquette. Di rosso? I muri, sì. Di magenta. Ancora non è arrivato il magenta. Ma come i muri di magenta? È lontana magenta. È la battaglia, la battaglia, la battaglia di magenta. Perché io guarda, è arrivata la vernice. Vabbè, è arrivata la vernice per i muri. Berro, vado a prendere. Tanto coglione. L'ho presa io. L'ho presa cosa io. Maisenta, giusto? No, sedia. No, madonna, sedia. Sedia un ma babun, appoggiala veramente con l'A, non con la B. Con l'ano? Passare. Sì, due A e l'appoggi. Ancora, sedia. Ma perché rovesci tutto? Sei sono un maldestro. Sono uno della categoria speciale. Ciao, Mario. Hai un parcheggio tutto tuo. La polizia. La polizia. Dove? Okay, via, via! Polizia! Ah, ok. Ma perché non mi si tolgono le cose dalle mani? Come scusate, si tolgono ma le cose dalle mani? Cosa manca? Con lo stesso pulsante con le quali le prendi. La cosa per terra. Ah, fai pulizia. Dobbiamo riportare dentro la cosa, mi sa. Vai, vai, ce la possiamo fare. Ma il divano perché? Perché devi smerdare per terra che poi, Dio caro, la gente mi dice che fa schifo tutto? Perché? Permesso, permesso. Sposta di sedia, spostati, imbecille. Imbelle. E mi hai chiamato imbecille. Basta, io non lavoro più. Dove va messo? Mi sono qui. Perché ci vado adesso, invece, posto, cazzo. Uscite. Fuori. Okay. Oh mio Dio, che bravi. Finta. Che fate bravi, schifo, ragazzi. Fate schifo. Siamo fortissimi. Che fate bravi, schifo, ragazzi. Ma perché fate schifo? Tu fai schifo. C'è gente schifo che paga per questo gioco. Bro, stiamo lavorando. Voi. Sii più professionale. Permesso. Infatti permesso, mi sento più libero. Prossimo livello. Stiamo andando di sopra senza di noi. Signor. No, favore, sono nudo. Signor, per favore. Ah, stavi pisciando. Scusa. No, sopra no, dovete no, andare. Sopra, non sopra, sopra, sopra. Su, non su, sotto, su. Giù, a, no, sopra, su, fermi premette, col ca. Ficcatevi le mani su per il culo. Ficcatevi le cazzo di mani su per il culo. Servono 15 state stelle. State fermi. Più, state su, fermi. Servono 15 stelle. Stelle. Oh. Ok. Mio Dio, no, siete pa. Siete veramente oggi. Siete mi ricorda la casa io del vi gioco. Sparerei a tutti. Ma fatto Totta e Bertra a non ucciderti. Su se, cioè io ti avrei scannato dopo la seconda settimana. Ma non ho fatto niente. Ma con il pela patate, tipo, non lo so. Schipidi pap pap. Basta trattare a Mario. Ma il tuo amico Riccardo chiede fa gli anni. Cioè io sai no, cosa bro avrei fatto, cazzo? Ti avrei sostituito con il buonasera, rasoio traiardo elettrico. Buonasera, traiardo. Ciao, bello. Ti avrei no sostituito con il rasoio elettrico con un taser. Così tipo tu non ti guardi. Taser, taser, un taser, babun, un taser. Ma vabbè, ma lui è ispanico. È ispanico. Esattamente. Se chiama taser, signor. Okay. Dai, ragazzi, inizia la partita, messicani, cretina. Che dobbiamo fare? Allora, vado a prendere quello che dobbiamo fare tutte le sere. Pulire. Allora, per la terra questo, vecchio, per terra questo devo togliere terra questo? Allora, cucina giallo. Merda, prendete questi, giallo, non posso prenderli. Blu, ok. Arrivo. Mi sei schiantato. Allora, ragazzi, voi siete degli imbecilli. No, abbiamo perso la moquette. Ma ora torna, ora torna di nuovo. Una moquette torna persa è una moquette guadagnata. Cosa? Io faccio la guardia della moquette. La moquette. Una moquette persa, una moquette. Sembra una di quelle frasi che potrebbe dire zio Paperone, però sbagliata. Cioè, esatto. No, la moquette, la moquette, la moquette, la moquette. Come fai a sapere che io sono zio Paperone? Ma perché avete tolto il pavimento da là? Così. Oh, magari fa parte della. Cioè, non dire, vedi, non vedi che è diverso qua. Guarda. Vedere tipo il disegno di una moquette. Ah, va messo giallo. Impazzisce. Stupido.
Ma perché mi chiami stupido? Ho fatto una domanda. Oh, non hai fatto una domanda. Hai attussato e poi hai fatto la domanda. Adesso porgi le persone alle mie scuse. Muoviti. Non hai tutti i torti. Dio, ho fatto Dio. Hai letteralmente lanciato un segno. Ragazzi, incidenti, testa, incidenti sul lavoro. Puoi aprire uno. Il progetto, per favore? No, non sono vicino. Chi apre il progetto, per favore? C'è sopra sedia. Penso è affidabile, possiamo okay, dare questa cosa. Metti la cazzuola, bravo. Tiene che limpiar todo, signor. Posso posare il progetto? Dobbiamo distruggere anche le pareti qua, vero? No. Sì. Ma scazzuola. Ecco, no, Berro, non toglierla. Ho capito, dovevo aspettare che quella tutta dietro la merda di un cazzo. Non toglierla. Che cazzo è stato? Ma cos'era? Oh, Berro! Sì, mi dica. Ma era la lingua di Mordor. Questo era Fronzo. Il mio inner demon che entrava. Questo dentro. Era Fronzo. Non era Berro, era Fronzo. Sembrava la scena di Gandalf con Bilbo che gli fa: Bilbo, non sto cercando di derubarti. Voglio solo aiutarti. Non tentarmi, Frodo. Esatto. Potete aprire la porta, mannaggia. No, ragazzi, ho una temperatura corporea altissima in questo momento. Ok. Entrare dentro la chat di sedia, poi dire: tutti mi ameranno disperandosi. Oh, la porta dove va? Qui. Basta. Chi cazzo sta? Successivi punti. Chi era? Ah, manca fare. qua. Ero io a fare scrivere papà. Manca là. Tu vada qua. Manca anche lui. Dov'è la pittura gialla? La pittura ma non gialla. Me la fa togliere. È da smeltare. Permesso. Fammi smeltare questo. Chiudi la porta. Smeltare? Provando. Ecco fatto. Vai. Oh! Berro Fronzo. Colora pittura, il muro. Pittura, Fronzo, colora il muro. Leo, lasciami la pittura. Ecco, permesso, portate fuori le cose, Ma pitturalo! Manca qualcosa! Prendi il progetto. Cosa manca? Girate tutte le cose qui. Gira? Allora. Che manca? Manca quello là con il 10%. Manca quello, guarda, si vede. Ma c'è un muro là sotto, ma come si fa a fare quel muro? Allora, io sto fermo perché penso che muovermi farebbe peggio. Scusatemi ragazzi, perdonatemi, ma quel manca muro... anche la carta azzurra, manca la carta azzurra, raga. Ma che carta azzurra? Ma che carta azzurra? Guarda. Dice che manca la carta azzurra. Manca la carta azzurra. Ma non manca la carta azzurra. Devi tappare due isole e fare carta azzurra. Guarda, sì, manca quel muro. Dove cazzo è la vernice azzurra? Muro? È qui, la sto portando dentro. Se mi togli, levatemi. Quale muro? È questo. A posto, via. Scappo. Ok, oh, però siamo diventati bravi. Buonasera, forchetta. Siamo diventati bravissimi. Dopo aver amputato un gomito alla sedia, due stelle. Wow, ma abbiamo sbloccato io da grande. Voglio essere io da grande. Vuoi diventare Pippo? Ragazzi, non ce la faccio più con voi. Non è Pippo. Ma cosa sedia? Cosa? Oddio, ti prendo a schiaffi le guanciotte. Allora, bro, facciamo l'ultima partita e poi basta, giuro. Non ce la faccio più. Dai, voglio giocare a Minecraft. Possiamo giocare a nomi cose città dopo. Dopo giochiamo a Minecraft. Giuro che dopo ti facciamo una partita a Minecraft e non morirai nemmeno una volta. Non come l'ultima volta. Nel server di Minecraft. Shut up. Certo. Qua quando? dopo no, te lo allora spiego. Signori, allora guardatemi, qua bisogna togliere pavimento e rifare muro, ok? Se okay. Non è la piscina, un attimo, dico il vostro nome. No. No, lei. Allora, questo è da fare giallo, okay. Questo qua pure bisogna togliere muro e rifare piedi. Berro, muoviti, non guardare Riae su Instagram. Le fiche su Instagram, sì. Oh, Berro Fronzo, smettila di oggettificare le donne. Cosa Madonna, c'è? È una cosa tipica di Berro. Berro, lavora! Ecco, cosa vuoi che faccia? Dimmi. Permesso. Ma perché la possiamo portare l'immondizia dentro? Arancione verde. Ah, ma in realtà è easy questa. Sembra facile. Permesso. Io mi occupo di questa, così sì, io sto scaricando la merda. Dovrei farmi andare avanti a me che c'ho la merda in mano piuttosto che non stai tenendo che niente. Che schifo, no? Berro, guarda che si fa nel. Ma chi è che tiene la merda in mano? Ah, oh, tipo Leo ha la merda in mano, ora come ora. Berro, allora friends. Ho un dubbio, dimmi. Berro Friends. Serve la cazzuola, ragazzi. Sedia, domanda.
dimmi. Tua madre, sei mai riferita a te con fare scherzoso come la merda? No, solo, solo senza fare scherzo. Ah, ok. Alla fine ti ho detto, no, attento a non far cadere la vernice. È diventato orientale per un attimo, solo senza fare scherzo. Così a caso. Allora, il verde va nel verde. Il verde nel verde, il verde, bravo. Il verde, il verde, il verde, il verde, il verde. Prendilo in mano, maledizione. Levati dal tempo. Ora ringrazio tutte le sub e dico tanti TPB a sedia, raga, scusami. È che è difficile stare dietro a sedia in live e pensavo dire TPB a sedia. Ci sono armi in questo gioco? No, purtroppo no. Minchia, già avrei sparato a qualcuno. Fuori, fuori, ah, fuori. A proposito, come si fa a sesso su sto gioco? Permesso, permesso. Come si fa a sesso? Prendilo in mano. Devi tipo c'era andare mod, vicino... si chiama Jenny? No, devi andare vicino a una donna e poi premi X. Gennaro. Così. I am Gennaro. Oh, sono nella chi piscina. Pulisce i muri anche? Adesso non cominciamo, cazzo. Ci vuole tempo, ci vuole tempo, Leo, ragazzi, ci vuole tempo, bravi, ci vuole ragazzi, tempo. Ragazzi che siete a lavorare Leo, così. Prendi questo, Leonardo. Siete veramente dei gran maschioni, ragazzi. No, il tipo fuori. Oh, salve. Fuori. Ma perché dobbiamo no, mio Dio, dove va messo sto pavimento, sta moquette qua? Ah, un attimo. Io la porto solo fuori, che secondo me fa solo casino. Leo mi fa morire. Sì. Aprite Leo, un attimo nel progetto, è un gamer. Raga. È un gamer. No, non sono nel progetto, non devi aprire me. Spostati, levati. Ah, dove? Ma va messo sto pavimento qua, porca truio. No, ma lei la, sei un citrullo. Tu sarai un citrullo. Vaneo Gaming. Allora io posso questo qua. Chi ha chiamato citrullo? Chi ha chiamato citrullo cosa? A me, ma ha chiamato citrullo. Beh, cosa bisogna fare qua? Manca un muro verde, ragazzi. Avete mancato un muro verde. Allora, innanzitutto, un muro verde penso sia offensivo. Non ho detto no, muso no, giallo, in ho detto maniera, muso verde. Credo io. Muro verde. Muso giallo. No, 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 quello è mandabilissimo. Perché devi quello fare è super muro giallo, perché? Muro. Permesso, ah, permesso, muso permesso. Lo streamer. Cos'era? Muso. Ah, quello. Ah, io ho detto muro giallo. Ah, ecco cosa manca. Manca un muro verde, tutto. Mi sa. No, no, manca un muro fermo, verde. Fermo, fermo, non girare! Vai, fermo. Quello lì. Beh, è da fare? Sì, sì, questo. Che non lo vedo. Ah, quello là, hai giù, è vero. È da maltarlo. Uscite fuori, uscite fuori. Ci sono già. Ok. Madonna, sedia, stai calmo. Che schifo che fate, fate schifo, vi odio. Io faccio mannare sedia. Io faccio siete mannare pessimi, sedia. Siete pessimi. Ma abbiamo fatto come questo edificio, visto? Dai. Edificio fatto. Sfinito. Sei contento? No. Ci abbiamo messo pochissimo, bro. Io mi amma, ve ne vado, arriamo, me ne vado. Non ci, non ci si può ammazzare in questo gioco. Non ci si può ammazzare, arrivederci. Sedia. Andiamo in su, amici. Finiamo questo gioco. Dai, facciamo un altro livello, sedia. No. Dai, sedia. Mi viene il dubbio sedia. Che non possiamo perché ci manca una sedia, una stella nella cosa. Dai, sedia. Sedia. Io non entro. Sedia. Dai. Sedia. No. Sedia. Panzone. Sedia. Sedia. No. Sedia entra, guarda dai. Che tracagnotto che è. Dai, dai, sedia. Sedia. Va bene, signori, tutti fuori. Tutti fuori, tutti fuori. Venite, venite. Sono fuori, sono fuori. Al mio via, 3, 2, 1. Sinistra. Destra. Puoi fare ottimo lavoro, ragazzi. Ottimo lavoro. Bravi, bravi. Destra. Everybody to the right. Pronti? 3, 2, 1, dritti. To the left. Come dritti? Oh, cazzo. Oh, no, mi ha... L'abbiamo fregato. Il tuo grosso culone mi ha rimasto. L'abbiamo fregato. Ottavo livello. Mi fate schifo. Dovrei fare l'ultimo livello prima di andartene. Mauro. Volevo dire... Come Mauro? Madonna, guarda. Mauro è mio padre. Ah, sì? Mauro Brugnato. Salve. Allora, levami le mani di dosso, è molestia. Perché fa così ridere? Paolo, è molestia. Prego, prego, prego. Apriamo il progetto. Permesso. Il pavimento. Eccolo qua. Sta arrivando il fattorino. Mauro, oh, non mi chiamate qua. Mauro in chat. Tutte le volte fate così. Ma dove è il fattorino? È arrivato il... bro, la cazzuola, portate la malta qua. Ma che hai preso me? Perché hai lasciato andare via il fattorino? Sono la malta, sono la malta, sono la malta. Io vi denuncio tutti per molestie sessuali, sporchi uomini. No, guarda, ti giuro, l'ultima cosa che volevo fare con te era essere... Ti giuro. No, no, ormai lei adesso smettetela per piacere. Prendi la malta, prendi la malta. Portala qui, sedia, vieni. Oddio, c'è una cosa sporca dietro a questa chioma di albero. Dovevo portare la mamma? Qui, qui, dove sono io? La mamma, qui. Porta mia mamma. No, fermo, c'è dentro Zeb. Arriva la mamma.
Mettila nel secchio. Esatto. Vabbè, lo faccio io tranquilo. A posto, arrivo, lascia signore, qua tutto. Scusi, arrivo. Comunque, sì, arrivo. A me questo, l'hai fatto a me vedere, sai, non ho parole. Mi fanno incazzare, caro. Pulisci. Ora che sto vedendo quanto è semplice fare dei muri e dei pavimenti qui, cioè perché la gente ci mette tanto, dice no, due mesi. Ma infatti io non lo capisco sinceramente. Ma infatti secondo me dovremmo smettere di fare gli youtuber e fare i muratori come ci hanno tutti consigliato di fare. Dato non che si può pagare azzardare. Un casino, abbiamo appena visto che non ci vuole niente per fare questo lavoro. Vabbè ragazzi, mio padre zappava i muri, Beh, che vuol dire questa cosa? Bro, pensa che invece mio padre è pieno di monna, è pieno di monnezza. Ah, aspetta. bello. Take away, che ha ordinato una volta take away, erano tutti i muri. mettilo qua, pinci ring. Non esistono più mezzi muri. Quando c'era lui i muri arrivavano in orario. Io sono un muro. No, sei una sedia. Cosa bisogna fare con questo parquet? Dove lo devo mettere? Aspetta, fammi vedere. Allora, sì. Il blu va a sinistra, il pavimento va a destra. No, ragazzi, quindi, ma che schifo, in bagno c'è una macchia bianca! Si sta allargando la macchia bianca in bagno! Chi ha sborrato in bagno? Ma quindi fuori va la moquette? Qua no, la moquette va... detto, no? La moquette va dove c'è il berro. Dove vai il pavimento? Devo mettere qua, giusto? Il pavimento va dove sono io. Oldo, ho pulito tutta casa. Perché sotto il tuo letto c'è un calzino rigido? Ma che schifo! Ma poi nel senso, signora, chi l'ha mai usata sta cosa del calzino? Ma che vuol dire poi? È una cosa americana. Allora, quando cazzo ti segui, no? Fai finta che stai pensando, non lo so, a una tizia. O a un tizio. Perché una tizia, so come funziona il procedimento di masturbazione. E infatti ho detto, a un tizio, non lo so. L'ho detto appena in te. Signori, Berro Fronzo... Adesso tutti silenzio, Berro Fronzo spiega come funziona, grazie. Vai. Allora, a volte, no? Tu non vuoi. Dato che sei una persona, cazzo, non so, che pensa all'ecologia, tu non utilizzi ogni volta i fazzoletti. Perché devi abbattere degli alberi per farlo, no? Va bene, sì. Te lo può confermare il tuo amico. Devo sta minchia. Allora, no, ma allora ti segui con un calzino. Sei... Metti il pisello dentro un calzino di lana e ti seghi là dentro. Che schifo, Max. È disgustoso, Berro Fronzo. E poi ti ribane la crosta dentro. Editor, censura tutto. Ma che schifo, Berro Fronzo. Sì, e magari sai anche il sapore? Cosa? Perché no, dovrei sapere il sapore? Va bene, sapore. Ragazzi, direi che abbiamo finito per oggi. Più che altro perché mi fa male la testa. Ma tu, allora, innanzitutto, sinistra. Oddio, no, sono nell'ascensore, fermi. Aspettiamo. Ma sto andando a sinistra nell'ascensore. No, allora, davanti. Sinistra. Ok, no, sinistra. Posto. Destra. Sinistra. Oh, dove sei andato? Ah, aspetta, Poldo, puoi rifarmelo, sì? Però come se fosse la baby dance al campeggio? Ok. Con una mano muovi a sinistra. Cosa? Oh yeah. Con una mano muovi a destra. Ragazzi, tra l'altro, yeah. se fate in basso essere. A destra o in basso a mano, sinistra, mano, fai un giro su te stesso. E ora girate. Metti una mano nei miei pantaloni, indovina il sesso. Mi chiamo Giuseppe. No, Giuseppe, arrivederci. Giuseppe mi ha portato nell'ascensore per molestarmi. Alt F4. Sono in tempo per chiedere il rimborso. Secondo me sì. Mi fa male la testa, ragazzi. Anche a me da morire. Non vedo l'ora di giocare a Minecraft. Mi fa male la testa, ragazzi. Io non posso reggere queste live. Io penso sia più colpa di Cristo Santo. Ma quando è che facciamo la seconda parte di questo gioco? Ma io mi ammazzo. Basta, ragazzi. No, arrivederci. Tempo di gioco 70 minuti. Secondo te ce la possiamo fare? Certo, sì, rifondiamo i 4 euro, anzi 3,50 euro che abbiamo speso. Lì, assolutamente, io ne ho spesi solo 3,50. Non mi interessa niente, non mi interessa niente. Con quei soldi. Basta, i Los Hermanos si sono sciolti anche oggi, basta!